che lei auspicava, insomma, 2 mesi fa quando ci eravamo visti, è in pratica, giusto? Devo dire che è stato estremamente di parola e si è messo a disposizione immediatamente del territorio, di tutte le strutture che noi rappresentiamo, sia anziani, sia malati psichiatrici, laboratori d'analisi, laboratori d'immagine e nello stesso tempo anche delle dipendenze. Credo che sia stato veramente un impegno importante, hanno partecipato dei nostri collaboratori, hanno trovato anche delle mappe su cui poter lavorare, quindi sviluppare determinati processi, cosa che devo dire che negli ultimi anni non c'è più stata, forse per il Covid, ma forse anche prima, voglio dire, questo interesse, voglio dire, verso il nostro settore era un po' scemato. Quando vi sento parlare, che mi credo che qui ci sia proprio l'aria di San Valentino, no? In questo momento, di programmazione, di quello che noi ci siamo resi disponibili a mettere a disposizione le nostre strutture, no? Per cercare di dare un sostegno. Oggi, in questo momento, non abbiamo grosse liste d'attesa, perché purtroppo gli anziani sono deceduti moltissimi nei due anni passati, e quindi le strutture si trovano, voglio dire, abbastanza con dei posti disponibili. Quindi la lista d'attesa è una lista d'attesa che è più generata dalla mancanza di risorse economiche per poter far entrare le persone, certo, all'interno delle strutture, e quindi diciamo che la lista d'attesa non c'è. Però purtroppo c'è un'altra lista d'attesa che secondo me dovrebbe essere tenuta molto sotto osservazione, che è quella lista d'attesa delle persone che non riescono ad andare nelle strutture accreditate, non riescono a ottenere un servizio, diciamo, di un certo tipo di livello, e si rivolgono a quelle che illegittimamente lavorano sul territorio, che sono quelle strutture borderline, case di comunità, forse alcune comunità alloggio che ospitano persone anche non autosufficienti. Ecco, io credo che questo non debba avvenire, no? Bisogna mettere sul territorio le risorse necessarie per far sì che le strutture possano lavorare sufficientemente bene e possano anche avere, voglio dire, un ritorno della retta che possa anche compensare quella grande differenza che c'è tra gli operatori della sanità privata e gli operatori della sanità pubblica, perché quando noi ci ritroviamo stretti dai vincoli dei nostri bilanci non possiamo certamente dare degli stipendi da 1.900 euro che un infermiere oggi in primo, diciamo, impiego, diciamo così, all'interno di un ospedale percepisce, e possiamo dare poco più di 1.500 con dei contratti come quel contratto della Confcommercio Salute, che è stato in qualche modo innovativo in quest'ultimo periodo, che dà comunque dei livelli retributivi leggermente più alti, ma deve fare i conti con le risorse che scarseggiano. Noi, lo dico un po' a tutti, no? Ma sapete benissimo che siamo la regione che ha le rette più basse della cronicità dell'RSA di mantenimento, e quindi lì una riflessione secondo me va fatta. Ma l'assessore ci ha ricevuto persone che collaborano con noi, si è impegnato a rivedere quelli che possono essere gli elementi che formano la retta, no? Proprio per cercare di capire se ci possiamo mettere delle risorse in più, possiamo mettere delle risorse finalizzate a dare maggiore, diciamo, disponibilità per i nostri collaboratori, perché sennò rischiamo di perderli tutti, e nello stesso tempo tutti se ne vanno nel pubblico. Se ne vanno per quelli che assumono nel pubblico, poi per un certo punto ne assumeranno tanti e poi si fermeranno anche di andare via, no? Però credo che questa differenza tra uno stipendio di 1.900 euro, parliamo in soldoni, no? Sì, certo. E di 1.500 certamente fa scegliere di andare e verso l'ospedale. E fa la differenza anche in questo momento, diciamo così, proprio storico. E però mi faccia dire, e credo che tutte le persone che sono sedute a questo tavolo lo possono dire, a noi pagate solo ed esclusivamente la prestazione, no? Quindi la prestazione, generalmente sapete qual è il costo, qual è il vostro budget che potete mettere a disposizione, ma per esempio in un ospedale pubblico, no? Noi facciamo i conti con l'energia. Voi vi fate un po' meno i conti con l'energia, perché da qualche parte i soldi arrivano. Quindi io credo che questo sistema pubblico-privato, tanto bisognerebbe evitare di dire pubblico e privato, perché poi siamo medici, siete medici tutti, non sono medico, e lavoriamo tutti per i cittadini. Dovremmo anche un po' piantarla lì, no? Perché sennò c'è questa distinzione che diventa proprio una distinzione più ideologica, no? Che altro. Sì. Perché durante il Covid abbiamo fatto 400.000 vaccini, più o meno. L'abbiamo fatti così come l'ha fatto il pubblico,